Arrivano dalla Regione Marche i chiarimenti che riguardano gli stabilimenti balneari. Dopo il decreto firmato dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, infatti, viene consentita, previa comunicazione al prefetto, l'installazione degli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari, oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere. Consentiti anche i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici. Il tutto si dovrà svolgere all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici e l'area di cantiere inoltre dovrà essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei. A parlarcene l'assessore competente Moreno Pieroni. Siamo la prima regione che ha adottato rispetto alle altre due o tre regioni che fino ad oggi, perché non sono tantissime le regioni che ancora oggi hanno dato questo permesso, ad aver attuato un decreto attuativo. Quindi balneari, campeggi e villaggi che possono, con una semplice richiesta alle prefetture, rientrare nelle proprie strutture per poter fare i lavori per la riapertura della stagione estiva. Quindi da qui alle prossime ore ormai possono partire i lavori. Siamo impegnati a trovare una soluzione per tutto il sistema dei balneari lungo la nostra costa che va da Gabicce sino a San Benedetto. Assessore, per quanto riguarda invece gli stabilimenti che avranno bisogno di effettuare dei lavori in più, ovvero che avranno bisogno di effettuare dei lavori con le ditte che ancora ad oggi sono chiuse, come potrebbe funzionare? Questo è un ulteriore approfondimento che in queste ore il Presidente Gione sta facendo con le prefetture, perché chiaramente parliamo di lavori, come dire, più importanti di ristrutturazione o di ricostruzione, ma da questo punto di vista stiamo cercando di trovare una soluzione anche per questi titolari dei balneari, perché giustamente, anzi, loro abbisognano ancora di più tempo per presentarsi pronti all'inizio della stagione estiva. L'obiettivo delle regioni è di creare, e intanto siamo in attesa, come tutte le regioni, di un protocollo sanitario nazionale, che poi possa essere, come dire, una linea guida dove le regioni poi declinano al proprio interno le proprie esigenze e quant'altro. E l'auspicio è, per quello che mi riguarda, proprio questa mattina abbiamo parlato con lo stesso Presidente, ho avuto mandato di fare una lettera direttamente sia al Ministro del Turismo che al Ministro della Sanità per chiedere la tempistica di questa normativa, che dovrebbe essere, come dire, la legge quadro dove noi ci inseriamo come Regione Marche, come le altre regioni. Naturalmente l'obiettivo è quello di dare sicurezza sanitaria sia ai nostri concittadini marchigiani che utilizzeranno le spiagge, le strutture ricettive e quant'altro, sia ai turisti su cui noi lavoriamo, anche perché la nostra idea è quella, come regione, è quella di rimodulare la promozione dando una serie di messaggi importanti, tra cui questo della sicurezza, cioè chi arriva nelle Marche avrà anche una sicurezza sanitaria importante.